Salve, oggi andiamo a vedere come cucinare una pietanza greca, il bouillardi, tipica di Salonicco, e poi andiamo a vedere come fotografarla, quindi dalla cucina al set fotografico. Il bouillardi è una pietanza facile da cucinare, i suoi ingredienti sono il formaggio feta, pomodori, olio d'oliva, origano e un po' di peperoncino piccante. Andiamo a vedere. Per il bouillon di feta, origano, pomodori, peperoni, peperoncino piccante e naturalmente olio. Ok, allora andiamo a vedere come si fa. Allora, per la prima cosa prendiamo la feta, ne prendiamo un po'. Il bouillardi lo possiamo mettere o in una carta stagnola e metterla nel forno oppure in una pirofila. Ok, io uso questa qui. Perché così facciamo anche le foto, è un po' più carino. Ok. Prendiamo la petta, ci basta questa, la mettiamo via e tagliamo a pezzetti. Alcuni preferiscono mettere la fetta per intero, ok? Però a me piace così, a pezzettini, a me e a tanti altri naturalmente. E lo mettiamo nella pirofila. Poi prendiamo i pomodori. Allora, li possiamo tagliare a pezzettini oppure usare la grattugia. Ok. Il nome bouillardi naturalmente proviene dal greco, cioè non proviene dal greco, ma è una parola proveniente dal turco ed è normale anche perché la Grecia c'è stata qui in Grecia, sono stati 4 secoli di turcocrazia, quindi è normale che ci siano delle influenze sia sulla cucina che nella cucina, ma anche nella cultura. Ok, tagliamo così a pezzettini. Mettiamo nella pirofila. Poi prendiamo il peperone. Allora, quindi
come detto prima, si può cucinare in forno a 180 gradi per 10-12 minuti, sia con la carta stagnola a mo' di cartoccio, sia nel coccio, nella pirofila. Pirofila che la trovo più carina. Ok, poi abbiamo il peperoncino piccante. Allora, qui la quantità dipende da voi se vi piace o meno il piccante. L'origano nella cucina greca è usato un po' come noi usiamo il basilico, molto spesso, quindi. E poi alla fine prendiamo l'olio, mettiamo l'olio. Mescoliamo. Dunque, come avete notato, io il sale non l'ho messo perché già c'è la feta che di solito è insalata. Lo mescolo con le mani perché tanto ho i guanti. Ok. Il nostro bouillardini tipico della cucina di Savonicco è pronto. Ora lo inforniamo a 180 gradi per 10-12 minuti. Quando sarà pronta, andremo al set fotografico. A più tardi. Ed ecco il nostro set. Abbiamo un softbox, un cartoncino bianco che riflette la luce e poi la nostra scena. Siccome è, diciamo, è rustica il bouillardini, ho usato un tagliere di legno, poi richiamo un ingrediente, degli ingredienti della bouillardini, cioè il peperoncino e l'origano, e poi mettiamo la pitta, che okay, la possiamo mettere qui.